Salve a tutti, benvenuti alla prima gara 2020 della Battaglia dei Bicilindrici. In una stagione che sembrava compromessa, a commentare con me, Federanza, abbiamo in cabina di commento Francesco Greco, presidente del Motoclub Saponettari, che al momento è il vero motore di questo trofeo. Grazie Raffaele. Era partito alla grande col Mugello più di 50 partenti. Siamo qui a Varano con ben due griglie. Sì, assolutamente. Buonasera a tutti, salve a tutti. Siamo qui stracontenti e emozionatissimi di vedere queste gare come saranno. E moltissimi appassionati si sono iscritti, ci danno supporto e questo ci rende ovviamente orgogliosi. E questo è una cosa molto molto importante, perché è dimostrazione del lavoro ben fatto. Un trofeo che, ricordiamo, ha radici ben lontane, ritorna qui a Varano per una stagione che appunto avrà una tappa in questo 25 e 26 luglio. Avremo poi una doppia gara il 12 e il 13 settembre, quindi doppia assegnazione di punti, con chiusura al Tazio Nuvolari ad ottobre. Quindi una stagione che abbiamo ripreso per i capelli, no Francesco? Ma è la soddisfazione soprattutto di un legame forte con il motoclub ducale e con Filippo Del Monte. Assolutamente, Filippo ci ha dato molto spazio nei suoi trofei Modestate e noi siamo contentissimi di far parte di questa grande famiglia, perché questo è. Quindi veniamo alle griglie, alla presentazione delle griglie, no? E andiamo subito appunto a vedere che cosa è successo al termine delle qualifiche, quindi a brevissimo tutto quello che è successo in pista. Stefano Scanavino, vieni Strike, ciao, tutto bene, come stai? Ciao Francesco, tutto bene, grazie. Grazie a te per questa nuova iniziativa. Quest'anno davvero ho iniziato alla grande, o meglio, avrebbe dovuto iniziare alla grande, grazie al tuo lavoro. Sono anni che gli dico dai Strike, prima o poi ricorreremo insieme, perché ci siamo conosciuti la prima gara mia, che era un Misano 2017, e abbiamo corso da lì, poi il 2018 insieme e poi tutto il 2019 no, perché comunque facevate altre cose, e adesso appunto risiamo qua, quindi anche proprio a livello emozionale, di amicizia, di team che collaborano, che insomma che vengono da fuori, che c'è tanto nella BDB, no? Che impressioni ti fanno rispetto a come l'hai lasciata e quello che stai vedendo adesso, nonostante comunque tutto il Covid che c'è stato e tutto quello che stai vedendo? Che impressioni hai? Ma l'impressione principale è che io ho iniziato qui, proprio a Varano, nel 2015, ed era il giorno del mio 50° compleanno, e quindi avevo conosciuto qui quella che era l'organizzazione precedente. C'era un sacco di gente, un sacco di piloti, e mi è piaciuto davvero. E adesso, oggi, mi sembra di essere ritornato nel 2015 con quel livello di, diciamo, sì, di agonismo, sì, ma anche di amicizia, di stima, di, diciamo, della voglia, ecco, di ristare insieme tutti quanti e nei paddock. Poi è un po' quello che contraddistingue questo campionato, no? È un campionato fatto di passione, di amicizia. Anche tutti i campionati, io dico sempre, sono fatti di passione e amicizia, però si creano più piccoli gruppi, invece noi siamo un gruppone anche in forte crescita, e quindi anche grazie a piloti che ritornano e hanno sempre creduto anche un po' nel progetto, no? Cioè, nel senso, è una di quelle tipologie di gare anche per moto, appunto, prototipi molto elaborate. Cioè, voi raccontaci un attimo le moto, che adesso poi magari chiamiamo anche Ross, però che tipologie di moto sono le vostre? Ma allora, le nostre sono base Suzuki SV 650, motori elaborati da Ross Moto, appunto Ezio Rosbock, che è il mio meccanico. Adesso tipo 20 anni che corre in questo campionato. Sì. Sì, forse anche di più. E lui è il mio preparatore, il mio meccanico, è colui che segue un po' tutte le mie richieste, cerca di seguirmi nel migliore dei modi, e ovviamente grazie a lui io sono qua, perché comunque se 5 anni fa non ci fosse stato Ezio a spingermi a noleggiare la prima SV, non sarei stato qui oggi. Qua, quindi... Accompagnato qui con la tua fidanzata? Sì, la mia fidanzata Anna, che è qui, che ci sta filmando. Ti faccio una domanda da accompagnatrice, diciamo. Esatto, come vivi l'esperienza da accompagnatrice in un campionato, in una cosa come da malati mentali un po' che siamo? Io sto internazionalizzando.
esporti all'estero. Russa, quindi. E quindi sì, sono russa. Vabbè. No, è una bellissima iniziativa, infatti oggi ho portato qua anche i familiari perché... Mamma e papà? Sì, sono papà. Oggi, sì sì, no, però è una bellissima esperienza perché comunque un conto è vedere in TV, sì, sì. L'altra cosa assolutamente viverlo così, qua. Dalla Sardegna, lo conoscete penso tutti quanti, famosissimo per i suoi aperitivi, famosissimo per la sua simpatia, per la sua costanza, per la sua determinazione nell'affrontare proprio i problemi, ma non solo nell'ambito motociclistico, ma proprio nella vita, secondo me. Quindi è proprio uno suo stile, proprio suo. Quindi io voglio sapere da te, senza che ci divolghiamo e parliamo due ore, come è andata oggi, le sensazioni, nuova moto, stessa categoria, giusto? Moto del BRT, la moto mi piace, mi trovo molto meglio, la moto va, ogni turno è un secondo da tirar giù, è tanto, però mi piace. Niente, domani giriamo in un orario abbastanza caldo, io mi trovo bene anche con queste alte temperature, mi piace, la moto mi piace, la pista anche. L'anno scorso è stata una gara anomala forse, quindi 3 giorni di pioggia, quest'anno sole, ci sta, non... poi l'importante per me è divertirmi, stare in mezzo alla... Tra l'altro sei il mio diretto competitor, perché ci giochiamo penultimo, ultimo posto, no? Non lo so. Questo si chiama low profiler quando uno fa così. Non so, potrei anche arrivare davanti a te. Sì, infatti, proprio. Certo, siamo in bagarre, certo, come si per te scendere da una moto con 170-180 cavalli nella categoria base. Vabbè, io ho fatto un cambio di mezzo, poi ve lo racconto. Volevo, e allora aspetta. Dimmi. No, io sono... Allora, volevi salutare i tuoi sponsor. Tu hai trovato tantissimi aiuti quest'anno, anche grazie a tutto, no? Beh, grazie anche a questi video, comunque promozionali, che anche io cerco di divulgare per le aziende locali. Poi ci sono anche... Dei nuovi sponsor, certo, che comunque mi danno una grossa mano, mi hanno sempre dato una grossa mano, sono degli amici e guarda, mi viene anche perché le spese sono tante, sì. Lui ne ha sempre di più perché viene comunque dalla Sardegna, traghetto, esatto. Costano Max, tempo grazie, e denaro. Vai a preparare subito, sì, perché tengo fame. Sì. Dai, schifo. Allora, ciao. Allora, un grandissimo che ci segue ormai da tantissimi anni, corre con un mezzo speciale, vieni pure, corre con un mezzo speciale e ci abbiamo qui Marco Dall'Aglio, che ovviamente io dico sempre buonasera Marco, buonasera. È il suo, io dico qui è il tuo terreno di caccia, prima che ti faccio parlare volevo dire qui corre la leggenda del fatto che tu hai la tua postazione fissa, ok, nel paddock con scritto Dalo per terra. È un po' cancellato ma adesso la rifaremo. E quindi è vera, non è una leggenda, sono cose vere, quindi sono anche queste belle. Allora, Marco Dall'Aglio, la sua fama lo precede, come mai dopo, per fortuna per noi, dopo tutti questi anni continui ad appassionarti a questa tipologia di competizione? Allora, se ti devo dire la verità, non è tanto la tipologia, ma è la passione che io ho per quanto riguarda il discorso a parte la moto in sé, della gente che ha la passione e non solo... del, come dico io, anche se brutto, vil denaro. E quindi quando io ho avuto la fortuna di avere sempre qualcuno che la pensasse come me. Io per anni ho corso dappertutto, con tutti i mezzi, con tutte le cose, però... Lo sappiamo. Esatto, ma non tanto per l'eclatanza del mezzo, anzi, è brutto dirlo, non lo dovrei dire io, ma i fatti mi precedono, come dici tu, questo è il mio cane... E praticamente io ho sempre avuto dei mezzi, insomma, non quelli competitivi all'altezza. Ho fatto il mondiale superbike da privato con della gente. Mi sposo molto alla gente di passione, quindi quello che ha la voglia di fare con il mezzo che costruisco, col mezzo che ho, coi propri mezzi, quello che possono. E io ho avuto la grande fortuna di non dover mai pagare per correre, quindi non è che io volessi arrivare. Anche perché io dai, Sì, ma a parte quello, il discorso è proprio di personalità, ecco. Io la vedo così, poi dopo... Tra l'altro guidi ovvio, una moto. È ovvio che se mi chiamasse un team ufficiale, figa, ci andrei volentierissimo, però devo guardare.
Perché se non c'è un... l'ambiente, quello che piace a te. Non è il mio ambiente, esatto. Non è il mio, io non mi trovo, tra non vado. Scusa se ti interrompo, lo ricordiamo, corri con una Moretti fatta dal buon Domenico Moretti, che tra l'altro come sta? Non è in perfetta forma, potrebbe star meglio, spero che si rimetta, domani dovrebbe venire a prendersi la sua roba perché me l'ha lasciata qua. Perché non può restare qua, insomma, però speriamo che ritorni. Marco, grazie, veramente credimi, un onore ogni volta per noi correre insieme, esatto, e farci doppiare da te, perché questo succede. Grazie, ciao, Marco, grazie. Ciao, buonasera. E allora abbiamo un'altra persona, diciamo che ormai sono un paio d'anni che crede nel progetto, Alessandro Nostini, ciao Ale, con una bellissima motocicletta. Vogliamo sapere le impressioni, un po' che non giravi, no, se non sbaglio? Un po' che non giravo, sì, come tutti, però proprio quest'anno non, un po' per il lavoro, cioè soprattutto per il Covid, ma poi di conseguenza anche per il lavoro, non sono riuscito ad andare in pista, allenarmi, quindi... Quindi ci si gira subito in gara, su? Ho iniziato subito stamattina... Come va? Com'è andata? Con la Millona funziona? Sì, lei funziona. Per me è stato un po' più faticoso, nel senso che stamattina, così riprendere dopo che da ottobre non andavo in moto, è stato un po' impegnativo. Lui è altro storico che sta in questa tipologia di trofeo da molti anni, dal 2011 se non sbaglio. Sì, 2012 quando c'era Bartolini, sì, e Walter e gli altri che... Sono cambiate tante cose. Mi sverniciavano alla grandissima. Sì, però mo svernici un po' te, eh? No, insomma, oggi no. Sì, come al solito sta facendo i complimenti. Vabbè, niente, vabbè, adesso ci andiamo a mangiare una cosetta, come dicevo a tutti quanti. Non facciamo assembramento, quindi siamo... Esatto. Ti ringrazio, Ale. Grazie a te, ciao, Francesco. Ciao, ciao. Ci siamo divertiti. Io naturalmente non faccio parte dei piloti, faccio parte dei gentleman driver, ma credo che questo sia l'obiettivo di questo campionato, cioè quello di far divertire anche chi non è poi un pilota, cioè non lo fa di professione, ma lo fa di passione. E noi di passione viviamo. Quindi, più che dirvi questo, che è stata una bellissima giornata, poi la pista ci piace, non è delle prime, ma comunque Varano... Ha i suoi perché, è divertente, quindi per noi è bello sfogo di questo sabato e domenica. Io volevo fare invece un'intervista a te. No. Sì, la volevo fare a te perché volevo sapere da te cosa ne pensavi invece di questa nuova avventura con il Guzzi. Ah sì, allora vabbè, no, questa è... allora ho avuto un po' una giornata abbastanza... mi riprendo in mano io, scusa. Vabbè, allora sì, c'è stato un cambio di moto quest'anno e abbiamo deciso di riportare appunto questa moto Guzzi nel trofeo, nella BDB, perché a livello storico, temporale, a livello di... Dopo Guareschi, insomma, riporti la Guzzi dopo Guareschi. Sì, però Guareschi ci vinceva, io ci perdo, e questa è la differenza, esatto. Diciamo ci ho avuto un po' di problemini al cambio, però sembrano risolti, la qualifica poteva andare meglio per me. La Guzzi è bellissima da guidare, è una moto proprio di passione, non, è inspiegabile. Io vengo da Ducati, cioè ho sempre guidato Ducati e ovviamente c'ha la passione. Ducati, chi guida Ducati c'ha diciamo, ti trasmettono comunque tanto. La Guzzi mi ha subito trasmesso di più, quindi non voglio dire che è meglio, ma è proprio un discorso di sensazioni che trasmette il mezzo, no? Quindi la moto è agilissima, che è una cosa che invece a vederla uno dice ma questa con quel motorone, esatto, fa questa sarà un transatlantico, invece no, è agilissima, stacca fortissimo, frena. Il motore c'ha da rivedere un paio di cose, però è una bellissima motocicletta. Quindi le moto Guzzi acchittate in un certo modo, quindi preparate, perché ovviamente la Guzzi non fa una moto da corsa vera e propria. Ci sono appunto delle officine specializzate che lo fanno, tra l'altro salutiamo appunto i Guareschi che hai citato, sono impegnati, hanno fatto un bellissimo lavoro con il trofeo Guzzi Fast Endurance, insomma ci sono veramente tante cose interessanti che bollono, diciamo, bollono in pentola nell'ambiente motociclistico. Comunque Guzzi è una bellissima moto, è una moto di passione pura, proprio tu lo vedi, la guardi, certo da guidare è un po' più forse complicato, Cardano, marce, non è proprio tutto uguale a una moto normale. Comunque non mi fa parlare, perché poi dove no, perché poi sappiamo che ti prendi il tuo spazio, insomma, quindi no. Ed eccoci, prima griglia della giornata per quanto riguarda la battaglia dei bicilindrici, leggera e leggenda, in compagnia
per quanto riguarda la partenza anche con il Supermono, anima e creatura del Motoclub Ducale, che appunto corre all'interno di questa partenza. In pole position Marco Dall'Aglio con il numero 2, 1.12.445 per lui, alle sue spalle con il numero 31 Piero Roma, 1.13.235. Quindi primo Supermono, il numero 78 Raimondi, a seguire Alessandro Nostini, numero 24 per lui, in forza Motoclub Saponettari, Team Nosto, 1.14.842 per il bolognese. Alle sue spalle con 5-5-1 colto la quinta piazza Samuele De Marco, 1.15.814, quindi in sesta posizione con il numero 10 Stefano Scanavino, 1.16.472 per il piemontese, in perenne crescita nel corso degli anni. Quindi alle sue spalle Ezio Rosbock, numero 1, 1.16.628, a seguire con l'8 Rossano Gualandi, 1.17.934, e quindi due Supermono ad occupare rispettivamente la nona e decima piazza. Frey numero 88, 1.18.195 per lui, e quindi Fabio Ferri numero 7, 1.18.371. Chiudono quindi lo schieramento Corrado Iola numero 16, 1.21.779 in forze per quanto riguarda la partenza, anzi ci hanno comunicato proprio adesso che non partirà. Alle sue spalle Francesco Greco numero 9, 1.22.547 per il pilota romano, presidente del Motoclub Saponettari, e in sella ad una Guzzi, importante ritorno per quanto riguarda la casa di Mandello dell'Ario. In chiusura di schieramento il sardo Massimiliano Porta numero 69, 1.24.203. Ricordiamo che Porta il vice campione Rookies 2019, quindi una presenza importante anche per lui. Al via quindi per quanto riguarda la prima griglia della partenza della battaglia dei bicilindrici. Siamo nei box con Fabio Ferri, crediamo abbia qualcosa da raccontarci in merito alle qualifiche di ieri, giusto Fabio? Ciao, buongiorno a tutti. E niente, ieri abbiamo avuto un problema con la moto, quindi abbiamo fatto solo la Q1 e abbiamo saltato la Q2. Partiamo un po' dietro per la gara di oggi, comunque ci siamo, la moto è stata sistemata ieri sera. L'unico problema è che corriamo con le bicilindriche light, quindi moto un po' più potenti della mia. Sarà difficile perché mi passeranno in rettilineo e io cercherò di passarli in curva. E ci siamo, i piloti vanno schierandosi nuovamente sulle griglie di partenza dopo il giro del warm up. È il momento di partire, è il momento di percorrere questi 10 giri del tracciato di Varano per andare a cogliere il primo alloro 2020. Tutti schierati, vediamo in prima fila appunto Dall'Aglio, Roma, Nostini per quanto riguarda la griglia di partenza, leggenda leggera e Supermono. Che spettacolo. Ad aprire appunto Raimondi in prima fila, ad aprire la seconda fila Nostini, Alessandro Nostini, appunto il bolognese. Eccoci. Tutto pronto, va sfilando la bandiera e quindi ci siamo. È il momento di apertura della stagione 2020 per la BDP, si accendono i semafori, in questo momento partono in questo momento, quindi i semafori spenti, parte benissimo, attenzione Marco Dall'Aglio, perché parliamo di pilota che ha con la sua Moretti, ma anche con le tante moto che ha usato nel corso degli anni, un'esperienza non da poco. Ecco la camera on board di Francesco Greco, BDP Super Mono, la gara in cui andiamo a percorrere, vediamo appunto l'inquadratura in questo momento Francesco, passiamo quindi a Alessandro Nocino, altro pilota che partiva appunto dalla seconda fila, gran partenza anche da parte del bolognese, inquadratura tutta per quanto riguarda Marco Dall'Aglio che ha preso il comando dell'operazione, alle sue spalle cerca in qualche modo di resistere per quanto riguarda le leggere, appunto Pietro Roma in sella ad una Suzuki, però Rosbock con Smith Team e numero 2, però decisamente lascia poco spazio, no Francesco? Decisamente è partito subito. Guarda, qui sono partiti fortissimo davanti, perché d'altronde Dall'Aglio qui è il terreno di caccia, no? Dico io, quindi vedete come entra, come spigola, bellissimo. Anche Nostini sembra andare fortissimo, anche Samuele lo vedete, gambetta fuori per lui, secondo me è una bella progressione. Vediamo il primo passaggio. Primo passaggio, guarda, siamo al primo passaggio. Piero Roma si guarda dietro. Dall'Aglio, esatto. Che ha decisamente preso, come detto, il comando dell'operazione, sulle spalle Piero Roma. E quindi cominciamo a intravedere che il Nostini si fa sotto a Raimondi, perché il Supermono va forte. In questo momento l'inquadratura è tutta per Stefano Scanavino. Sì, che è un po' Rosmondo, poco più dietro, vedete, in sesta posizione, credo. Davanti mi sa che c'ha un Supermono.
Sì, in questo momento Stefano, intanto vediamo Massimiliano, sta pallonando, esatto, perché siamo nel Marco, nel Merino, Stefano Scanavino, che ricordiamo Stefano ha avuto una crescita notevole nel corso degli anni, no? Perché beh, sì, intanto vediamo l'onboard di Massimiliano, e tra l'altro davanti c'è sta un pazzo con Guzzi. Ah, ecco, siamo ritornati sulle inquadrature di Dall'Aglio. Sì, Scanavino, interessantissima la sua crescita nell'arco degli anni. Intanto notare le immagini, no, ottimo step di qualità fatto dai ragazzi, addirittura le immagini dal drone, no? Che ci propongono le immagini dal drone. Che è interessantissimo, sì, perché arricchisce ancora di più la situazione assolutamente tesa per quel che riguarda la pista. Intanto ancora un onboard per noi, e dicevamo appunto, altro passaggio nel frattempo, attenzione perché c'è ancora dall'Aglio. Beh, la staccata di Piero, sì, fa queste staccate, va fortissimo con queste, vediamo Nostini da dietro appunto che cosa vede, perché è rimasto agganciato appunto, ecco la gambetta di Piero Roma, ormai è diventato famoso per la gambetta, attenzione, la gambetta che tira fuori. E per quanto riguarda Nostini, attenzione perché è il momento nel quale Arrivo Alessandro già dal primo giro aveva preso la terza posizione, quindi ha guadagnato la posizione. Direi un weekend in crescita per il bolognese. Assolutamente sì, poi ha una moto fantastica, lo sappiamo, la Millone NCR, lo vediamo, penso che abbia un peso veramente ridotto, una bellissima moto da corsa, bella, invidiata da tutti. Certo, davanti un'altra musica, Dall'Aglio fa un altro mestiere, qui poi si vede proprio che guida in scioltezza, però Nostini comunque è un grandissimo manico, cioè quest'anno poi ti posso dire l'ho visto proprio, lo vedo proprio motivato, bene, sì sì, motivato, sì. Bene, bravo proprio, guarda, sono proprio contento. Guarda, devo dire, anche una bella persona, Alessandro. Ah vabbè, la persona, esatto, ecco qua, è uno di quelli che ti dà anche soddisfazione come un altro promotore. Passaggio, sono rimasti, sì assolutamente, una grandissima persona, ecco proprio l'inquadratura per lui. E lo vedete, c'ha una bellissima guida, anche un po' vintage, un po' old school anche lui, e niente, ecco. E tanto direi che appunto anche per chiarire un po' meglio a chi ci ascolta, tanto inquadratura per il Guzzi, grande Guzzi che torna, sì. Grande Guzzi che rientra finalmente in pista. Ricordiamo che per quanto riguarda il discorso dell'epoca d'oro del bicilindri, appunto il momento marce che non entra, bello, bel casino. Ma ci si sente, esatto. C'è qualche problemino per quanto riguarda, sì, il discorso del Guzzi, ma l'importante è che sia tornato. Sia assolutamente tornato, sia tornato un'altra marca. Intanto vediamo Scanavino che davanti di nuovo, ecco, guarda le immagini bellissime, fanno vedere dall'alto Scanavino che è appunto dietro a Raimondi, appunto Supermono, riuscirà a prenderlo, chissà, vediamo un po' se riesce un attimo ad avvicinarsi. Ha dato fuoco alle polvere Scanavino con la sua leggera, ricordiamo che quando arriva la categoria appunto che Dall'Aglio che sta guidando fa parte della leggenda. Piero Roma è il primo delle leggere, Nostini in terza posizione assoluta è comunque, ecco, il quarto passaggio, vedi, sono sempre i tre, sono sempre lì, sono sempre lì, hanno fatto un po' di vuoto dietro perché chiaramente davanti girano, in quanto stanno girando? In 12, 13 stanno girando, appunto sono abbastanza vicino al 12-13. Ecco Massimiliano Porta, grandissimo, cerca sempre di essere più fluido, appunto, ecco Fabio Ferri, Raffaele, ecco questi Ferri. Supermono, parliamo della Supermono, esatto, famosa, no? Di questa, sì, grande impegno che c'è stato da parte di Filippo Del Monte e Donato Capucale per quanto riguarda il discorso del Supermono, ci sta spingendo, ci sta sperando, ci sta credendo, e questo è importante, e la collaborazione con il Motoclub Saponettare, appunto, che ci fosse questo importante connubio. Intanto siamo al quinto passaggio, quindi a metà gara, ma direi che per quanto riguarda le tre posizioni assolute, Francesco, la situazione è cristallizzata, no? Beh, cioè, sì, poco da dire. Chiaramente al di là delle pure prestazioni, in questo caso penso che la sorpresa a Nostini, perché comunque Nostini ha avuto una bella crescita proprio, perché è rimasto attaccato a loro, a Piero Roma, insomma girano forti, poi c'è Dall'Aglio davanti, quindi sicuramente lui è in grossissima crescita quest'anno, come già ho detto. E dietro si crea il vuoto, c'è il gruppetto di inseguitori che se le stanno suonando, vabbè, adesso l'onboard su Guzzi, che comunque è una bella moto, da vedere, devo dire che, esatto,
ma direi soprattutto io una cosa che ho sempre sostenuto è che vincere con Ducati alla fine non fa notizia, arrivare decimo con una Guzzi fa molto più notizia. Decimo, sì, yeah. Ultimo, diciamo, esatto. Decimo, adesso, ultimo, però esatto. È stato bello, anche perché di problemi ce ne sono stati tanti, a livello di sì, assolutamente. Qui, ancora un bordo di Stefano Scalamino che taglia il traguardo per la sesta volta. Uno Stefano Scalamino non so scalato. Se Raimondi esatto se mi sembra che invece non è riuscito a prenderlo perché vedo che si è un po' allontanato esatto direi di no però attenzione perché è direttamente alle spalle di Guadagni in questo momento vediamo che ci va le partenze la partenza di Massimiliano Porta partito bene beh assolutamente è partito meglio di me che me la ricordo benissimo questa, mi sono trovato subito ultimo, invece adesso però ho detto me lo devo levare perché sennò vabbè non si è vista, ecco questa infatti fa strano. Ecco di questa partenza. Ecco, eccolo a sinistra, vedi Massimiliano? Beh Massimiliano è alla cattiveria giustamente vice campione. No ma erano due giorni, mi diceva ti sto davanti, io invece qua ho detto me lo devo levare, vediamo Scanavino. Vedi De Marco come è partito bello e mo bene, eh? Hai visto? Davanti a Nostini De Marco in monoruota? Bello. Eccolo De Marco, vedi anche lui con la gambetta, bella guida pure per lui. Attenzione, Scanavino rischia il contatto con hai visto? Rischia il contatto con Supermono. Vediamo Nostini. Guarda che partenza De Marco, l'hai visto come è sbucato fuori? Samuele decisamente ci ha messo del suo, eh? Sì, assolutamente. E questa dimostrazione che appunto sappiamo bene che il momento che la BDB è anche aggregazione, è anche ritrovarsi la sera, è anche no? Ecco i super slow motion tanto attesi di Nostini, di Alessandro Nostini. Bellissima però moto. Questa non ce n'è per nessuno, non ci sono amici, non c'è niente. Assolutamente. No, ma poi quello che dico sempre io, intanto godiamoci questo super slow motion della Millona NCR di Nostini che penso che sia qualcosa di epocale. Che non è che si vedono tutti i giorni queste moto, Raffaele. Comunque è proprio quello il punto. È il fatto che comunque è una gara, no? Quindi noi siamo tutti amici e ridiamo e scherziamo. Poi in verità comunque c'è la competizione. Quindi la competizione ognuno fa il massimo che può fare, no, Raffaele? Cioè, si scherza fino a un certo punto, è quello il concetto. Quindi, come dice il buon Filippo Del Monte, amici fuori, nemici dentro, no? Sì, che gli vuoi dire a sto Guzzi, dai, che gli vuoi dire a sto Guzzi, esatto, che gli vuoi dire a sto Guzzi. C'è poco da fare, perché è quello, l'importante è quello di dare il massimo. Approfitto a proposito di Guzzi, c'è stata un'inquadratura appunto mentre passava Nostini su Guareschi, no? Sull'officina di Guareschi, che ricordiamo attendiamo anche il ritorno di Gianfranco Guareschi con l'MGS o qualche cosa di simile, no Francesco? Sarebbe bello. Sarebbe bello, quest'anno un po', intanto vediamo Scanavino che davanti c'è un po' di vuoto, però comunque bellissima guida tecnica, dicevo sarebbe bello, quest'anno ci sono molti campionati che sono in concomitanza purtroppo, molte date che si sovrappongono, quindi non so se riusciremo, ma sicuramente loro verranno, prima o poi qualcuno, qualche loro cliente stra appassionato di portare qualche lo troveremo, beh assolutamente. Un discorso sul fatto delle concomitanze, insomma, sarebbe un po' no, sì, caso. Quello è più da Moto Social Club, forse. Siamo al settimo passaggio. Un settimo passaggio che vede chiaramente ancora una volta Marco Dall'Aglio lì davanti, sì. Per Roma di inseguire. E Nostini, il trio di cui parlavamo poc'anzi. Eccolo, infatti, vediamo ancora la guida. Nostini, ripeto, cioè veramente tantissima roba. Ecco i doppiati, tra l'altro. Esatto, Dall'Aglio si è apprestato a doppiare Massimiliano e anche Piero Roma, bandiere blu come se non ci piovesse, esatto. Situazione del doppiato è sempre, no? No, perché comunque insomma sono momenti sempre complessi perché c'è sempre un sorpasso da fare, linee magari diverse, no? Linee diverse, ma soprattutto lì a quel punto questa è una vecchia polemica appunto fra chi deve essere superato e chi deve superare. Giustamente qualcuno ha detto chi
sorpassa normalmente uno in grado anche di capire. Certo. Cioè, devo dire che in questo Marco Dall'Albo è un maestro di vita, non sì, certo sì, ma infatti il doppiato quello che deve fare Fuggi, esatto Fuggi, perché anche questo è, per me personalmente è un tuffo al cuore di vedere un doppiatore, ah, perché ripeto, guarda, io gli anni d'oro tanti, fa strano che commento e mi vedo, devo dire una cosa, lo dico a sto punto, non ci sono problemi, è una moto pazzesca, io non ho avuto problemi al cambio, però devo dire che è stata una gara, non sapevo neanche se riuscivo a finirla, perché sai, una moto che non ho mai portato, non ci ho mai fatto una gara, devo dire che nella parte, quello che dico è che ho deciso un giro di farlo tutto in terza e col Guzzi puoi farlo, ho fatto, non riuscivo a mettere la quarta, ho fatto un giro tutto in terza, cioè ti rendi conto Raffaele? Sì sì, no assolutamente. Parano non è sicuramente un circuito velocissimo come può essere il Mugello, però insomma farlo in terza sicuramente limita. Quello che colpisce sono le velocità di punta. Dall'aglio che mi sta per sverniciare. Sì, un Guzzi che va a 162-165 all'ora come velocità di punta, o meglio, la velocità registrata in alcuni punti contro i 170-180. Quando mi è entrata la quarta e la quinta ho fatto anche 170 nella speed trap, però comunque con problemi. Io speriamo che riusciamo a risolverli. Comunque sì, ci sono delle cose da raffinare. Ecco qua la sverniciata di Dall'Aglio. Ecco che passa in questo momento Dall'Aglio, d'altronde, ripeto. Giustamente. Sono orgoglioso di essere stato insomma, anzi tra l'altro mi si è pure chiusa la vena, ho detto no basta, provo a fare il massimo, però insomma dai, già era essere lì e provare a andare, tantissima roba, è stato tanto, sì, è stato sì. Tanto, perché ripeto è importante esserci con Guzzi, molto emozionante, ripercorre una storia per quanto riguarda il bicilindrico dove Guzzi è stato assolutamente maestro. Beh, sì. È stato un momento pazzesco, molto, molto Dall'Aglio come esce dal ferro di cavallo fa paura comunque, porca qui miseria. È casa sua, esatto. Credo che ormai siamo al nono passaggio, vicini alla bandiera a scacchi, nono passaggio. Piero Roma, sempre viva comunque la rincorsa da parte di Piero Roma, gli va dato merito, appunto Piero Roma con il numero 31. Non ha mai mollato di un centimetro, è rimasto sempre abbastanza vicino, ancora l'onboard invece per quanto riguarda Scanavino, che qualcuno avanti ha ripreso. Sta, guarda, gara direi decisamente importante. Beh, ottima per lui. Sì. Punti importanti. Prenota un posto importante per quanto riguarda il resto dell'anno. Beh, sicuro. D'occhio. Come no? Assolutamente. Certo, Dall'Aglio, ripeto, come sempre un altro mestiere, no, qui è in casa, ancora, esatto, le chicane di una fluidità adesso, inarrivabile. C'è da capire se poi dopo Scanavino avrà lo stesso supporto, quindi facciamo una battutaccia, no? Visto che il suo di manager, cioè il meccanico, si è messo dietro. Ecco, Scanavino tra l'altro, ecco chi ha ripizzicato il buon porto, attenzione perché ha perso una posizione qua Scanavino, però Gualandi è nella leggenda, quindi Scanavino nella leggenda, però ha approfittato Gualandi da vecchio polpone pure lui, com'è tra l'altro Gualandi pure moto splendida, ha visto, ha approfittato del doppiaggio per no? Andare ad agguantare, esatto. Beh, Gualandi altro personaggio che è stato, no, appassionato e affezionato del bicilindrico. L'ultima stagione abbiamo perso, ma siamo sicuri che quest'anno tornerà. Come no? Ecco l'ultima chicane, bandiera a scacchi. Sarà importante, eccolo! Transitare su Venezia. Ringrazia. Vittoria annunciata, direi. Vittoria annunciata per quanto assolutamente. Piero Roma, Nostini, bravissimi. Guarda. Vittoria annunciata anche per quanto riguarda Piero Roma nella leggera, secondo assoluto. E terzo assoluto, ma secondo per quel che riguarda la leggenda, il nostro Nostini, grande gara anche per lui, e quindi Rossano Gualandi che va a cogliere un terzo che prende il poggio sempre per quanto riguarda la leggenda. Qui c'è De Marco di dietro con il supermono che è Raimondi, e poi abbiamo Gualandi che arriva, sì. Esatto, Gualandi con Scanavino, la chiusura qua di Raimondi su Samuele De Marco. Distacco minimo fra i due, parliamo di appena 3 millesimi, pensa un po' per quanto riguarda il numero 78 Raimondi supermono e il numero 551 Samuele De Marco, leggera anche per lui. Ezio Rosbock con Frey e Ferri e poi via tutti gli altri. Poi,
Esatto. Vi avevo detto gli altri, ma li vogliamo citare anche gli altri. Parliamo di Francesco Greco, Puzzi numero 9 e Massimiliano Corda. Sulla numero 69 del Maurice Garage, due leggende per quanto riguarda appunto questa prima partenza. Quindi appuntamento per quanto riguarda la BDB, seconda partenza appunto con Potente e Veloce. A più tardi. Ritroviamo Fabio Ferri al parco chiuso, è soddisfatto o meno? Facciamocelo dire. Ho fatto tutta la gara da soli, sono partiti fortissimo i bicilindrici, non sono più riuscito a prenderli, sono stato tutto il tempo da solo, ma ho migliorato il tempo delle prove, quindi questa è la seconda uscita stagionale, va bene così, ci vediamo alla prossima, ciao. Grande Fabio, grazie. Ma è andata benino, insomma, dai, per le mie capacità così non eccelse, credo di essere arrivato terzo di categoria, quindi della BDB leggera, quindi va bene. Considerando che l'anno scorso qui mi sono rotto la clavicola alla prima gara, direi che è andata meglio. Caspita, allora è un grande risultato, dai, siamo contenti per te Stefano, grazie. Grazie a voi, grazie per l'organizzazione, bravissimi. Grazie a voi, ciao. Ritroviamo Alessandro Nostini al parco chiuso, soddisfatto? Sì, molto, perché le prove sono state un po' difficoltose, molta fatica, era la prima volta quest'anno che tornavo in pista e oggi sono tornato sotto a girare 1.13, insomma sono molto soddisfatto, molto bene. Dai, siamo soddisfatti anche per te, grazie. Grazie a voi. C'ho purtroppo poco da dire perché mi è successa una cosa che la prima gara un po' mi era successa, ma questa volta mi ha proprio, non so, è la moto molto probabilmente, anche se stavo, come mi ha detto un amico che non c'è oggi, che è rimasto in Sicilia, Sebastian Costanzo, oh Greco, ma sei proprio impalato con sto Guzzi. È vero, sarò impalato, però sono cose inspiegabili, tutte le gare e fatte con certe moto, certi progetti, certe cose, poi l'ambiente e tutto quanto, è tutto che fa bene. Adesso non mi voglio sbilanciare perché abbiamo l'altra gara, ma è lei, io penso che lei, anche se sei impalato, ti dà delle emozioni che nessun'altra motocicletta può darti. Cioè il moto Guzzi portato in un circuito è una cosa inspiegabile, infatti lo sappiamo, Gianfranco Guareschi e Vittoriano ci lavorano, ci credono, è un progetto, questo è basico, è proprio stradalissimo, ho avuto un po' di problemi col cambio, insomma basta perché sennò smitraglio e poi sono molto emozionato. Grazie. Sempre grandi emozioni con Francesco Greco, grazie Francesco. È la prima gara con la nuova moto, mi sono trovato bene, sono arrivato comunque ultimo e non sto ancora imparando, però per me l'importante era riuscire a essere nuovamente qua nell'ambito delle corse, nell'ambito di questo trofeo, quindi per me è già un successo questo. Grande cuore di Massimiliano Porta, lo conosciamo bene, grazie Massimiliano. Alla prossima allora, ciao a tutti. Ciao. Dai! Adesso, sì, non lo stiamo facendo! Bravissimo!